In che modo un sistema equo e dignitoso dovrebbe trattare i docenti? Quali cambiamenti normativi o procedurali ritenete necessari? Sono qua oggi perché i nostri diritti vengono calpestati. Io ho superato un concorso ma non mi stavo riconoscendo nulla. Forse perché non ho comprato abbastanza titoli, perché chi compra titoli va avanti con i punteggi, le graduatorie e i concorsi anche. Qua sta avviando un momento difficile perché molti provvedimenti applicati negli ultimi anni non hanno senso, per esempio anche il sistema di assegnazione delle supplenze. Chi ha fatto il servizio civile insomma è passato avanti a tutti senza motivo. I provvedimenti che si possono attuare sono molti, per esempio intanto assumere in base ai posti realmente disponibili, perché si fa un concorso dopo l'altro, però ci assegniamo meno posti di quelli che sono realmente disponibili e quindi poi la gente per me rimane fuori senza un vero motivo. E poi bisognerebbe anche cercare di ridurre il numero di studenti nelle classi, perché non è facile insegnare con 25-30 alunni.